Ieri siamo soffermati con il signor Tocco, che abbiamo già presentato da 26 anni. La sua storia per noi è nota. Purtroppo in tutto questo tempo gli è venuta anche la moglie. Però noi l'avevamo conosciuto, come dicevamo ieri, perché c'era una fantomatica figlia che non si riusciva a capire. Le avevano portata via e non l'avevamo più vista. Io pensavo fosse una fesseria, invece questa figlia esiste davvero. Queste sono le prove. Il giornale, l'Unione Sarda. Come ha fatto a trovarla la figlia? Perché questo amico giornalista mi ha fermato e dice che voleva sapere di questa storia qui. E come fai a saperlo? Si mette in. Come faccio a saperlo? Mi ha fermato in giro, poi mi ha intervistato, poi mi ha fatto scrivere tutto e poi su internet l'hanno rintracciata. Chi è che l'ha rintracciata su internet? C'è scritto qui Mattia, giornalista, Mattia giornalista, ascolti, l'Asio. ma è dovuto anche al fatto che una certa Paola Ciredu ha fatto una scenografia, una sceneggiatura su di lei e ci ha fatto anche un film. Non so se poi è uscito. È uscito il film. No, sono chiusi ancora tutti i cinema. Quindi Cortometraggio, è stato finito. e però Ma non è mai andato ancora no. in sala. E Non ancora, speriamo che finisca presto questa cosa. lei era il protagonista, certo. Sì, Come si chiamava il film? L'uomo del mercato, L'uomo del il mercato. titolo. E com'è stato? È stato bello. Sì, è stato bello, solo quando faceva tempo brutto, mi sembra che da lì ero finito all'ospedale, quella polmonite. Ascolti, signor Tocco, ma adesso sua figlia, vi siete parlati, vi siete Sì, al sentiti? telefonino mi La deve. riconosce? È proprio sicuro che sia sua figlia? Ma io penso di sì che sia sicuro. Perché appena aveva visto in questo annuncio c'è scritto è stata un'emozione fortissima. E cosa ha detto? Verrà a trovarla? Sì che viene. C'era lo stadio di venire qua in Sardegna perché le Perché lei piace. dove sta adesso? In Umbria. Da una famiglia sta bene, economicamente sta bene. Sì, sta bene, sta studiando anche, poi sa cantare. Lei una mano d'aiuto? Insomma, l'accetterebbe anche la sua figlia, no? Non è che navighi in acque molto. Perché ancora deve finire questo Ma studio. anche lei, signor Tocco, non è che vive nell'oro, ecco. Un aiutino, eh? Si può dare un aiutino. La sua figlia lo darebbe a lei l'aiutino. Penso di sì. Dopo quello che mi ha scritto, mi ha detto che mi vuole bene, mi vuole abbracciare, è contenta di questa storia. Dopo 20, questi 25 anni. Lei è contento, se lo tocco. Cosa sente dentro il suo cuore? Ma io. Sì, sono molto contento, però tristezza di mia moglie, è quello. Ha visto però, il caso della vita, va Sì. via una donna e rientra un'altra donna nella sua vita, sua figlia, è mica male. Proprio all'inizio dell'anno ho iniziato bene, proprio all'inizio. E neanche io ci speravo. Poi dopo che è venuto a casa il giornalista a avvisarmi, mi ha detto abbiamo trovato la figlia. Io sono rimasto. A bocca aperta. No, quasi quasi non ci volevo credere, ma è vero. Signor Tocco, grazie per averci ospitato e per aver ricordato la sua storia. È una storia triste, però dai risvolti. Adesso speriamo positivi.